In cucina, sì, oggi con questa inquadratura sono in cucina. Ricordate che ieri abbiamo fatto le piadine, vi ho fatto vedere come si preparano le piadine, praticamente 500 grammi di farina, 240 millilitri di latte, un pizzico di sale e poi del bicarbonato. Andate a vedere sulla post tutto quello che è il procedimento. La sfogliata, la piadina sfogliata è quella che ho preparato ieri. E oggi questa piadina la vado a scaldare sulla piastra perché l'ho cotta ieri. Poi la farcisco con peperone giallo tagliata a julienne, peperone rosso e del porro. Ma ovviamente anche un po' di cicina ci sta, il petto di pollo, il tutto insaporito con la salsa di soia. Perché? Perché la salsa di soia poi mi dà quel gusto, quel sapore che è un valore aggiunto, no, della preparazione. Dunque, l'olio si sta scaldando, io metto giù per primo il porro, poi là come sfrigola. Sì, metto giù il porro a rosolare senza il fuoco troppo vivo, visto e considerato che se il fuoco è troppo alto poi si brucia e il porro non è più buono quando è bruciato. Vi faccio vedere un pochino, eccolo qua. Questo è il porro che sta stufando. Si è stancato di campare, di vivere, e quindi lo stufiamo in una padella con un po' di olio extravergine di oliva. Ecco, si è ammorbidito il porro, aggiungo i peperoni che vanno cotti un paio di minuti, non serve poi tanto, tanta cottura, anche perché ci piace un po' di croccantezza nella piadina quando la andiamo a mangiare. Insieme, ancora insieme, vi faccio vedere che eccoci. I peperoni sono cotti, adesso li tolgo, li metto in un piatto, peperoni e porro. Li ho cotti un paio di minuti, 3-4 minuti, adesso nella stessa padella vado a tuffare il petto di pollo. Non aggiungo olio, mi basta l'olio che è rimasto della cottura dei peperoni. Mi preparo oggi una bella piadina e poi niente salse, niente maionese, niente ketchup, ma ci metterò due belle fette di sottiletta al cheddar perché è più saporito e ancora più gustoso. Ci sono, non scappo, semplicemente sto cercando di cuocere un pochino il petto di pollo sulla padella antiaderente a fuoco alto. Non ho messo sale perché, come vi ho detto, metterò la salsa di soia, quella poco salata, quindi quella che fa un pochino meno male, però un po' di sapore ce l'ha sempre. Ci sono, vi faccio vedere il petto di pollo, sì, eccolo qua, è cotto e quindi non mi resta che aggiungere al petto, no, prima di mettere, no, facciamo così, allora aggiungo al petto di pollo i peperoni che ho cotto in precedenza, tutti quanti nella wok, si insaporisce bene il tutto, vado a mettere la piadina sulla piastra, perché la piadina va scaldata, adesso petto di pollo, peperone rosso, peperone giallo e porro per dare quella dolcezza che aumenta così la dolcezza del peperone e salsa di soia. Vado ad aggiungere un pochino per dare il sapore aggiunto. Come vi ho detto, niente maionese, niente ketchup, ma oggi semplicemente, allora cerco di portare un po' più qua, ecco, la piastra induzione. Niente salse, anche se la tentazione, e se c'è, altro che se c'è la tentazione di utilizzare le salse, ma comunque niente, niente da fare, cercherò, ce la faccio. Voglio farvi vedere, ecco, questa è la cottura del petto di pollo che si insaporisce insieme alla salsa di soia, bello fumante così, il peperone rosso e il peperone giallo, anche il porro ci sta. Abbassiamo un pochino la fiamma. Ho girato la piadina sfogliata che ho preparato ieri e adesso
Che cosa ci resta da fare? Preparare questa piadina gustosissima con anche la sottiletta che andrò a mettere qui adesso nella padella. Sì, metto la sottiletta qua, vi faccio vedere. Allora, ci siamo, eccoci qua. Metto la sottiletta così in modo che si fonde piano piano e poi il tutto, si vede? E poi il tutto andrà nella piadina arrotolata. È tutto pronto, la piadina è calda, la piastra la possiamo anche spegnere, la nostra farcitura è pronta, eccola qua. Adesso non vi resta che guardare quello che combino, anche perché questa bella farcitura la andiamo a mettere nella piadina che andrò a rotolare. Tutto, forse troppo, non lo so, basta così, facciamo che basta così, va. Anche perché non mi sono regolata tanto bene. Ho preso sugli ingredienti così come li avevo e li ho utilizzati. Questa piadina che state guardando è perfetta per tutte quelle persone che sono a casa, che sono sole, che sono un po' tristi, un po' giù di morale. Questa veramente è una panacea per l'anima, ragazzi. Non potete immaginare la bontà. Allora chiudiamo qua in modo che almeno non fuoriesce il ripieno. Arrotoliamo. E via, la piadina, ragazzi, è pronta. Una piadina di quelle meravigliosamente buone. Una piadina sfogliata, preparata in casa, con un ripieno da leccarsi i baffi. Sì, adesso che cosa mi resta da fare? Non mi resta altro che farvi vedere la bontà, anche perché devo assaggiare, non posso fare. Mamma mia. Altro che quei paninozzi che andiamo a comprare già pronti, questa è una meraviglia. È una vera meraviglia. Peperone rosso, peperone giallo, porro, petto di pollo, la piadina fatta in casa rigorosamente. A casa andate sul mio blog, a tavola da Daniela, piadina sfogliata, cercate la ricetta, preparatela e poi preparate questo ripieno, ragazzi. Io vi auguro una buona epifania, anzi, vi aspetto in diretta sulla mia pagina, no, sul mio profilo Facebook Daniela Rinaldi per parlare domani con il dottor Angelo Serri e parleremo di tipicità. Tipicità, anche questo bel paninozzo, questa bella piadinozza. Farcita con tanto ben di Dio. Tanti baci, ragazzi. Buon 2021.